Quello che vi presentiamo oggi è il coso. Il coso è un oggetto di cosa con due cosi, serve per cosare se spruzzato di cosa su tutte e due le superfici. Mi spiego meglio perché così sembra un po' complicato. È un oggetto di ceramica dove all'interno non si vede che cosa c'è. C'è un cocktail unico, viene vaporizzato sulle due aperture con due essenze diverse. Per un effetto fisico, andando a bere a canna direttamente dall'oggetto, si avvicina il naso alla superficie dell'apertura e quindi si inala per il 60% della propria percezione il profumo che è stato spruzzato sulle due superfici. Quindi, bevendo a canna, a destra si avrà un forte aroma, per esempio se vaporizzato di limone, e dalla parte opposta, se vaporizzato di cannella, si avrà una percezione di un cocktail alla cannella, mentre il cocktail all'interno del contenitore sarà sempre lo stesso. Ma adesso ve lo dimostro più praticamente preparandolo sotto i vostri occhi. Per prima cosa, nell'oggetto inseriamo del ghiaccio a cubetti. Ops. Si vede che non sono molto bravo a queste cose, sono ai primi passi. Farlo davanti a una telecamera è sempre un po' difficile. 4-5 cubetti sono sufficienti. Dopodiché versiamo succo di cranberry. Non abbiate paura se non vi ricordate la ricetta, perché allegato all'oggetto troverete esattamente la spiegazione con tutti i dosaggi. Dall'altra parte abbiamo versato del liquore di limone, del limoncello va benissimo, del liquore di lime orientale è preferibile, poi del bitter ed infine dello spumante brut. Come avete visto, la preparazione è semplicissima. E adesso il tocco magico. Su una delle due aperture vaporizziamo dell'essenza con un semplice vaporizzatore da profumo di limone. Due piccoli spruzzi. Dalla parte opposta vaporizziamo dell'essenza di cannella. Tutto qui. Il cocktail è pronto da servire. Il cliente, il vostro ospite, il vostro amico, la vostra amica, quando lo riceverà dovrà bere direttamente dall'oggetto a canna in questa maniera. Come vedete, il mio naso si avvicina all'apertura. In questa maniera io inalo il profumo che è stato vaporizzato sopra questa superficie. Quindi avrò una percezione del cocktail, in questo caso da questa parte era cannella, mettiamo ad esempio, avrò una percezione di un cocktail alla cannella. Se lo giro dalla parte opposta, questa parte è stata vaporizzata con essenza di limone, avrò una percezione spiccata di un cocktail al limone, mentre il cocktail all'interno del contenitore è sempre lo stesso.